Un braccialetto elettronico collegato al sistema satellitare GPS per rintracciare e localizzare tempestivamente le persone con problemi di orientamento e di memoria. È il progetto utile che sta per partire in via sperimentale nel territorio Cesenate e che coinvolgerà alcune famiglie segnalate dai servizi sociali del comune. Allora, Presidente, come funziona? Il funzionamento è semplice, l'apparato è collegato al sistema satellitare, quindi rileva la propria posizione e utilizza il sistema di telefonia cellulare per ritrasmettere questa informazione a intervalli predefiniti ad un indirizzo internet, a un portale. A questo portale si possono collegare i familiari con un normale PC, digitando i codici e le password di sicurezza, ovviamente associati ad ogni persona, possono identificare la posizione in quel momento del proprio parente, diciamo, e verificare quali siano stati gli spostamenti. Vicepresidente, come è nato il progetto che tra l'altro è il primo in Italia? Il progetto è nato circa un anno e mezzo fa, esattamente a febbraio dell'anno scorso, rispondendo a un bando che Assiprof tutti gli anni emana, dove ci invita le associazioni di volontariato a presentare dei progetti innovativi che abbiano come sfondo il sociale. Quali obiettivi sperate di raggiungere attraverso questo progetto innovativo? Noi speriamo che questo braccialetto possa servire a tanti nostri ammalati, perché purtroppo l'Alzheimer, facendo perdere le cognizioni del tempo e tutta la memoria, si perdono facilmente, cioè escono di casa perché soffrono di wandering e il wandering li fa girovagare, ma non sanno dove vanno e se non vengono trovati da qualche amico o qualcheduno possono andare smarriti o persi addirittura.